Ciao viaggiatori e benvenuti nella travel community più grande d'Europa. Sono sicura che come me molti di voi si siano chiesti come avere accesso ad internet quando viaggiamo ed in questo video vi spiegherò come avere accesso ad internet durante il vostro prossimo viaggio in Ungheria. Avere accesso all'internet in Ungheria. Se state cercando l'opzione migliore per connettervi ad internet durante il vostro prossimo viaggio in Ungheria, che sia per turismo o per lavoro, e volete connettervi ad internet non appena giunti a destinazione per avvisare le vostre famiglie del vostro arrivo o chiamare un Uber o aprire Google Maps e cercare il vostro hotel, da Passporter vogliamo condividere quella che per noi è l'opzione più pratica ed economica. Si tratta delle eSIM, o anche dette schede SIM virtuali. Nel seguente video vi spiegherò che cos'è un'eSIM, come funziona e quali sono i suoi benefici, quali sono le aziende che offrono questo servizio, qual è la migliore opzione e come utilizzarla, ed infine quali altre opzioni esistono nel caso in cui il vostro cellulare non dovesse risultare compatibile con le schede eSIM. Che cos'è un'eSIM, come funziona e quali sono i suoi benefici? Le schede eSIM ci permettono di avere accesso ad internet quando viaggiamo in Ungheria, senza la necessità di dover rimuovere la normale scheda SIM dal nostro cellulare, come invece avviene per le SIM più tradizionali. Tra i benefici di una scheda eSIM ci sono l'acquisto immediato ed in tutto il mondo. Infatti, è possibile acquistare una scheda eSIM da qualsiasi parte del mondo in cui vi troviate, poiché vi arriverà direttamente nella vostra mail. Installazione facile e rapida. Una volta acquistata la scheda eSIM, riceverete un codice QR che dovrete semplicemente scannerizzare per l'installazione immediata. Prezzi più competitivi rispetto ad altre opzioni di mercato, quali il roaming o il pocket wifi, ed infine non dovrete rimuovere la vostra scheda SIM e dunque eviterete problemi con il vostro numero WhatsApp. Se siete arrivati fin qui è perché vi siete resi conto che le schede eSIM sono davvero la migliore opzione per avere accesso ad internet quando si viaggia e magari vi starete chiedendo: quali sono le aziende che offrono questo servizio e come scegliere la migliore opzione? Sul mercato delle eSIM esistono aziende quali Olafly, Eiralo, Maya Mobile, SIMoption o Trufon, che offrono diversi piani dati per le schede eSIM. Ma prima di sceglierne una, è importante valutare le caratteristiche che più si adattano alle esigenze del nostro viaggio. Secondo la nostra esperienza, riteniamo che ci siano una serie di fattori fondamentali da analizzare, quali ad esempio la durata del piano, che dipenderà da quanti giorni staremo in viaggio, l'assistenza inclusa e che parli la nostra lingua, se dispongono di un'app per la gestione dei dati, i dati offerti per piano e che preferibilmente siano illimitati, ed infine i prezzi e la disponibilità di monete per effettuare il pagamento. Ma come calcolo la quantità di dati di cui ho bisogno per il mio viaggio in Ungheria? In questa tabella è possibile vedere il consumo approssimativo delle principali applicazioni e confrontarlo con quello indicato nelle impostazioni del vostro cellulare. Adesso che sapete di quanti dati avete bisogno, andiamo a mettere a confronto i vari piani offerti dalle diverse compagnie per poter scegliere quello che più si adatta al nostro viaggio. Olafly per l'Ungheria ha 8 diversi piani dati, tutti con dati illimitati ed una durata di 5, 7, 10, 15, 20, 30, 60 o 90 giorni. I prezzi vanno dai 19 ai 99 euro a seconda del piano scelto e sono ideali sia per viaggi di breve che di media o di lunga durata. Eiralo per l'Ungheria ha 6 diversi piani dati, un piano da 15 giorni con 1 gigabyte che di solito si consuma in meno di un giorno, un piano da 15 giorni con 2 GB e altri 4 piani da 30 giorni con 3, 5, 10 o 20 GB. I prezzi vanno dai 4,50 ai 36 dollari a seconda del piano scelto. Eiralo si caratterizza come uno dei marchi più economici sul mercato. Tuttavia, sia i piani che i dati offerti sono molto limitati ed è molto probabile che vi ritroverete senza più gigabyte nel bel mezzo del vostro viaggio. Maya Mobile offre piani dati
dati per 5, 10, 15 o 30 giorni ed un limite di dati per 3, 5, 10 o 20 GB, mentre i prezzi vanno dai 6 ai 55 euro. Inoltre dispone di un piano dati illimitato, ma una volta consumati i gigabyte giornalieri che navigano ad alta velocità, questa velocità di navigazione si ridurrà drasticamente e dunque non è del tutto corretto parlare di gigabyte illimitati. Nella web di Truphone troverete due piani da un giorno con un limite di 100 MB o 1 GB e altri quattro piani da 30 giorni con un limite di dati di 2, 5, 10 o 20 GB, mentre i prezzi oscillano tra i 5 e i 35 euro. Ed infine SimOption è un marketplace in cui troverete 9 piani dati per 7, 14, 15, 28 o 30 giorni, tutti con dati limitati tra 1 e 50 GB, mentre i prezzi non sono tra i più economici del mercato e oscillano tra i 7,90 ai 59,90 dollari. Inoltre, essendo un marketplace, è molto probabile che non riescano a garantirvi un buon servizio in caso di assistenza, in quanto fanno da semplice intermediario tra i vari brand gestiti e i clienti. Dopo aver analizzato brevemente i vari piani offerti dalle diverse compagnie di eSIM, vi sarete sicuramente resi conto che la nostra preferita è Olafly. Ma perché abbiamo scelto proprio Olafly per il nostro viaggio in Ungheria e come utilizzarla? Passporter è una comunità di viaggiatori internazionali, pertanto abbiamo bisogno di un buon accesso ad internet durante tutta la durata del nostro viaggio. Abbiamo scelto Olafly per il nostro viaggio in Ungheria per diversi motivi. Innanzitutto, questa compagnia offre piani dati illimitati per l'Ungheria ad una velocità eccellente. Inoltre offre flessibilità a seconda della durata del viaggio e della destinazione. Come abbiamo già visto, per questo paese mette a disposizione 8 diversi piani dati, tutti con dati illimitati e prezzi che oscillano tra i 19 e i 99 euro. Inoltre i piani Olafly per l'Ungheria includono le chiamate. Olafly offre l'opzione di acquistare piani multidestinazione. Ciò significa che con la scheda Europa, ad esempio, potete muovervi in diversi paesi dell'area, quali ad esempio Grecia, Germania, Francia o Italia, senza la necessità di dover cambiare o acquistare una nuova scheda eSIM. La compagnia offre un servizio di attenzione al cliente 24 ore su 24, che parla spagnolo, inglese, tedesco, francese, italiano o giapponese e risponde in meno di un minuto sia via chat che via WhatsApp. Inoltre conta con diverse opzioni per effettuare il pagamento, quali euro, dollaro o peso messicano. Ed infine, se andiamo a vedere le recensioni su Trustpilot, noteremo che Olafly è la compagnia di eSIM con il maggior numero di valutazioni, oltre 20.000, ed un punteggio di 4.7 su 5. Altre aziende come Iralo, ad esempio, hanno solo 2.7 stelle e circa 1.000 recensioni. Dopo la nostra esperienza siamo giunti alla conclusione che Olafly è davvero la migliore opzione sul mercato in rapporto qualità-prezzo. Anche se a prima vista le altre possono sembrarci più economiche, se ci soffermiamo bene sui vari dettagli offerti dai piani, noteremo come Olafly è davvero la più competitiva e conveniente. Se anche voi, come noi, ritenete che sia la migliore opzione, vi lasciamo il codice sconto PASSPORTER per risparmiare il 5% sul vostro prossimo acquisto. Ma prima di acquistare una scheda eSIM, ricordatevi di verificare che il vostro cellulare sia compatibile con questa. Per farlo, vi lascio nella descrizione del video qui sotto un elenco di telefoni compatibili. Come installare una eSIM di Olafly? Il processo di installazione è molto semplice e può essere fatto sia su dispositivi iOS che su dispositivi Android. Vi consigliamo di installare la eSIM prima della vostra partenza, in quanto avete bisogno di una buona connessione ad internet per l'intero processo. Ma non preoccupatevi, poiché potete lasciare la scheda installata sul vostro cellulare
cellulare ed attivarla non appena giunti a destinazione. Come installare un iSIM di Olafly su un dispositivo iOS? Una volta completato l'acquisto, riceverete un codice QR nella vostra mail che dovrete semplicemente scannerizzare con il vostro cellulare e che vi reindirizzerà automaticamente alle impostazioni del vostro cellulare. A quel punto potete scegliere se, come me, utilizzare la scheda per viaggio o per lavoro. Il processo può essere anche fatto manualmente, senza necessità di un computer. Vi basterà inserire il codice che avrete ricevuto via mail o che potete consultare nell'app di Olafly all'interno delle impostazioni del vostro cellulare. Come installare un iSIM di Olafly su un dispositivo Android? In questo caso il processo può variare leggermente a seconda del modello di cellulare, ma probabilmente sarà molto simile a ciò che sto per spiegarvi. Per prima cosa andiamo su Impostazioni, Connessioni, Gestione schede SIM, Aggiungo scheda mobile e scannerizzate il codice QR per l'installazione. Ma se il vostro cellulare non dovesse risultare compatibile, quali sono le altre opzioni per avere internet in Ungheria? Esistono altri metodi per avere accesso ad internet in Ungheria, quali ad esempio il roaming o il pocket wifi. Il roaming è di solito l'opzione più costosa e vi consigliamo di verificare sempre con il vostro gestore telefonico prima di utilizzarlo, così eviterete sorprese sulla bolletta finale. Il pocket wifi è la seconda opzione più costosa in quanto implica diversi costi, quali ad esempio pagare il canone internet, noleggiare l'apparecchiatura, pagare le spese di assicurazione e le spese di spedizione, ed inoltre è un'opzione scomoda in termini di portabilità e la sua batteria non dura più di 6 ore. Di solito si tratta di contratti a lungo termine e anche se permettono di condividere internet con più persone, bisogna tenere in conto che questi dispositivi sono facilmente aggirabili. Ed infine, in Ungheria esiste la possibilità di connettersi a reti wifi gratuite di aeroporti, ristoranti o bar, ma queste reti sono difficili da trovare e altamente vulnerabili. Infatti vi sconsigliamo di effettuare transazioni che possono mettere a rischio i vostri dati personali quando siete connessi a queste reti. Questa è stata la nostra esperienza con la connettività in Ungheria. Come comunità di viaggiatori ci auguriamo che questo video vi sia utile per i vostri prossimi viaggi.